questo è il nuovo video. Ho deciso di fare un video invernale, appunto autunno-inverno. Mi sono ispirata un po' ai colori appunto che sono stati scelti per l'autunno-inverno 2014-2015. Sulle passerelle ci sono stati un sacco di trucchi differenti. Ci sono stati quelli super colorati, quelli con i soliti toni autunnali. Ovviamente ce ne sono alcuni che non si possono sicuramente riprodurre per uscire, per esempio ce ne sono alcuni che si sono rifatti all'Ottocento, quindi viso super bianco, un blush raffazzonato, delle labbra non precise con del colore giusto tamponato sulle labbra. Ovviamente non credo che nessuno oggigiorno uscirebbe con un trucco del genere, però magari il colore utilizzato, il rosso, può essere rivisitato e utilizzato dentro un trucco che noi comuni mortali possiamo tranquillamente mettere. Ho deciso di fare un trucco a parer mio portabile, utilizzando i colori dell'autunno veri e propri, quindi verde, il bordeaux, del marrone, con delle labbra scure, cariche, visto che comunque anche quest'anno vanno i colori forti e intensi. L'anno scorso andava più che altro i bordeaux, i color vino, invece quest'anno diciamo spazia parecchio tra i colori come questi, appunto color vino eccetera eccetera, ma anche i marroni finalmente. Io adoro i marroni, anche se sono consapevole che non è affatto un colore di rossetto particolarmente amato. Il viola, quindi un rossetto tipo heroin sicuramente sarà assolutamente in tono con le tendenze invernali e autunnali di quest'anno. E diciamo, sono voluta rimanere sul classico, ho deciso di fare questo trucco. Spero che vi piaccia e vi lascio. Come base per il trucco applico il Painterly di MAC e lo metto su tutta la palpebra superiore e inferiore. E il primo ombretto che vado ad utilizzare lo utilizzerò nella piega ed è Caramel di Nabla, questo marrone caldo intermedio. Vado a prendere con un pennello da sfumatura, questo è l'SS217 di Sigma. E lo sfumo in tutta la piega, portandolo verso l'alto. Questo sarà il mio colore di transizione per gli altri colori. Sfumo un po' verso l'esterno e passo al prossimo ombretto. Lo prendo da questa palettina che è di Makeup Revolution, questa è la Redemption Palette Essential Matte, e vado a prendere questo marrone qui per sfumarlo. Utilizzo il 224 di MAC e lo vado ad applicare prima nell'angolo esterno. Sfumando bene, dopo averlo applicato scarico il pennello e sfumo il prodotto che già ho. Faccio la stessa cosa nell'angolo interno, portandolo proprio verso l'alto. Dato che questo è un marrone, anche se non sembra dalla palette, ma è un marrone freddo, come tutti.
tutti i colori di questa paletta vado a utilizzare un Bordeaux. Questo è di Sephora, non so se esiste ancora, questo è il matto numero 07, ma così di primo acchito mi viene in mente, lo potete sostituire con Fig Wan di MAC, che è completamente opaco, oppure con Sketch, però all'interno ha del pigmento perlato, però è veramente impercettibile, alla fine sembra la resa alla fine sull'occhio matte. E vado ad applicarlo negli stessi punti dove ho applicato il marrone. Ora mi occupo della palpebra inferiore, prendo il marrone con il 714, che è un pennellino piatto rettangolare, e lo vado ad applicare nell'angolo esterno e in quello interno, e faccio la stessa procedura della palpebra superiore, lasciando il centro libero. Ripeto con il Bordeaux, il pennello S185 di Cosette, che è un pennello da sfumatura molto piccolo, prendo Caramel e vado a sfumare gli ombretti. Il centro della palpebra, sia sopra che sotto, vado a mettere un verde oliva con riflessi dorati, ovvero questo bellissimo ombretto di Nabla, questo è extra virgin, e per renderlo più vibrante il colore vado a utilizzare l'Eye Seal, forse è praticamente un liquido che serve a trasformare i prodotti in prodotti normali in prodotti waterproof, però allo stesso tempo va anche a accentuarne il colore, la luminosità in questo caso. È come utilizzare l'ombretto bagnato con l'acqua termale o con gli spray appositi, oppure potete utilizzare la colla per i glitter. Io questa volta utilizzo questo e lo vado ad applicare tamponando tutta la zona libera. L'angolo interno utilizzo il Pure Color numero 71 di Estée Lauder, il nome è Enchanted Forest, che è questo colore qui, che sembra grigio, un grigio topo, però è un verde, anche questo è un verde oliva, ma molto molto freddo, molto molto scuro.
ed essendo che è particolarmente shimmer, appunto sembra ancora più freddo di quello che è e sembra appunto grigio. Lo vado ad applicare con un pennellino piccolo e lo metto qui. Nella rima interna vado ad utilizzare questa matita di Alverde. Applico il mascara, che è questo qua di Estée Lauder, il Projectionist. Lo applico sia sopra che sotto. E adesso applico le ciglia finte, oggi applico le numero 43 di MAC, adesso ve le faccio vedere, e sono decisamente folte. Le applico e utilizzo sempre un pennello di cassette, questo è l'S125. Uso tamponando la cipria. Per il contouring vado ad utilizzare questa terra di Make Up Revolution, che è completamente opaca. Allora, fatto il contouring, vado ad applicare il blush. Il blush che utilizzo oggi è di una collezione di MAC dell'anno scorso, mi sembra che è uscita intorno a fine ottobre, sì, fine ottobre, inizio novembre. Il blush è questo qui, quindi è un color vino, e sono a me Lavish Living. Non applico l'illuminante, dato che come vedete è già abbastanza luminoso lui da solo. Utilizzo una matita, questa è la 12C di Make Up For Ever, il colore è questo qua, molto scuro e si adatta bene a parecchi rossetti, e vado a tracciare il contorno delle mie labbra. Alla fine ho deciso di fare un mix tra questo, che è Media, ripeto è un satin, e poi il 512 di Kiko. Allora applico prima il rossetto di MAC Media. Poi quello di Kiko.